quello che hanno fatto la Grecia è terrorismo. Così si esprimeva Yanis Varoufakis, ex ministro delle finanze greco, licenziato 24 ore dopo aver detto questa frase. Mesi di negoziati fra la Grecia e i suoi creditori hanno reso una cosa chiarissima, che le strutture di governance dell'Unione Europea sono rotte. Dalla Grecia all'immigrazione, i processi decisionali europei continuano ad accumulare errori storici. L'incapacità di costruire una vera democrazia transnazionale sta compromettendo il benessere di tutti i popoli d'Europa. Ma è ancora possibile immaginare una trasformazione radicale, democratica, costituzionale del nostro continente? E se sì, come? Ne parliamo a Chieri, al Festival Internazionale dei Beni Comuni, e ne parliamo con Tony Negri, fondatore negli anni 70 di Potere Operaio, controverso teorico dell'autonomia e oggi fra i più noti intellettuali mondiali, con Sandro Mezzadra, professore all'Università di Bologna e animatore del collettivo Euronomade, Laura Pizzirani, attivista del Teatro Valle Occupato e attrice, Guido De Togni, ricercatore e attivista, e Ugo Mattei, che ci ospita questa sera a casa sua, giurista di fama internazionale e punto di riferimento del Movimento per i Beni Comuni. Azione. Benvenuti a Talk Real. È arrivato il momento per la sinistra di uscire dall'Unione Europea. Owen Jones sul Guardian si faceva recentemente questa domanda, andando incontro al pensiero di molti sull'impossibilità di cambiare in senso radicale questa Unione Europea, di immaginare politiche economiche alternative, una governance diversa, un'Europa più giusta, più democratica, più solidale. Come sempre a Talk Real iniziamo con questa domanda secca. È ancora possibile dirsi europeisti e a favore di un discorso di emancipazione, di giustizia e di democrazia? Ugo, inizierei da te. Secondo me è ancora possibile a patto di capire di essere all'interno di un processo costituente. A me non interessa né essere di sinistra né essere europeista se siamo nel quadro del costituito. Mi interessa invece essere di sinistra e europeista se riusciamo a costituire delle nuove istituzioni e un nuovo modo di vedere la politica. Quindi credo che la domanda debba distinguere molto nettamente quello che è il costituito, cioè quello che abbiamo di fronte a noi oggi, rispetto a quello che è il costituente, cioè quello che possiamo tutti insieme immaginare e realizzare. No. Penso che la questione europea sia una questione legata al tema della cultura, come spesso penso siano tante cose di carattere politico. Sull'Europa si è parlato tanto di un'Europa economica, si è parlato in qualche modo di un'Europa politica, e sulla questione culturale europea ancora oggi l'unica discussioni di cui ho memoria sono quelle di una radice cristiana dell'Europa, eccetera, quando forse un tema centrale che riguarda noi come altri paesi del Mediterraneo è proprio la questione del Mediterraneo. Quindi anche farei un ragionamento, almeno io sento il bisogno che ci sia questo ragionamento sulla appunto sul pensare un'emancipazione del Mediterraneo, nel senso di intendere le caratteristiche e le qualità del Mediterraneo non più come dei difetti, come sono spesso state intese, ma come invece delle qualità aggiunte di un carattere culturale europeo. Beh, di fronte alle immagini dei naufragi, di fronte al modo in cui l'Europa ha affrontato la cosiddetta crisi delle migrazioni, di fronte al modo in cui è stata gestita la crisi greca, viene effettivamente da pensare che sia difficile pronunciare la parola Europa senza provare un moto elementare di vergogna. Contemporaneamente però io sono convinto che oggi la possibilità di immaginare, costruire nuove politiche di redistribuzione, nuove politiche di giustizia sociale, nuove politiche di affrontamento efficace della povertà, si dia soltanto all'interno di uno spazio più largo di quello degli stati nazionali. Ed è per questo che credo che una sinistra, se vogliamo continuare a chiamarla così, non possa fare a meno di investire sulla prospettiva di una rottura costituente in Europa che si tratta di organizzare. Beh,
Bisogna partire dal fatto che l'Europa che è stata costruita come un'Europa verticale, caratterizzata da dei sovrani che decidono sulla vita di popoli interi. C'è una, è impostata su una verticalizzazione del potere e su un sistema di governo assolutamente opaco. Io credo che bisogna ripartire da dei principi che stanno alla base dell'idea di partecipazione politica, che è un'idea anche di libertà. E quindi partire da questo per immaginare certamente un processo costituente, ma che sia un processo che si caratterizzi per un'emancipazione politica nuova. E che di nuovo affronti il problema del totalitarismo, direi, che oggi è sempre più chiaro che si sta manifestando proprio per le modalità di gestione delle politiche economiche e sociali che stiamo vivendo oggi. L'Europa è assolutamente necessaria dal punto di vista geopolitico. Senza Europa non esiste politica. Quindi questo è un problema del tutto centrale, fondamentale, che non può in nessun caso far recedere da un discorso sull'Europa come discorso essenziale, se si vuole trasformare qualcosa. Secondo, la sinistra non ha capito niente dell'Europa. Si è comportata sempre come una forza anti-europea. Non immagina le riforme se non passando attraverso lo Stato-nazione. È proprio un fatto muscolare, è un fatto fisico, è un fallimento, diciamo così, di quella che è stata l'abbandono dell'ideologia leninista, dimenticando che l'ideologia leninista era uno strumento fondamentalmente legato al politico. E da questo punto di vista, il problema non è, per me, la costituenza in Europa, è la costituenza in ciascun paese attraverso l'Europa per costruire una forza europea radicale di sinistra. Io naturalmente condivido tutti questi pensieri, però non riesco a non domandarmi di come una visione di Europa alternativa sia nei fatti possibile. C'è una metafora che è ricorrente, che è quella del binario, dell'Europa come un treno su un binario sul quale è possibile solamente accelerare o rallentare, ma non cambiare di direzione, se non a rischio di deragliare causando morti e feriti. E abbiamo avuto una testimonianza di questa difficoltà della trasformazione delle politiche di governance, delle politiche economiche europee, attraverso il fallimento della socialdemocrazia. Il presidente francese, eletto solamente pochi anni fa, sulla base di un mandato di modificare i trattati europei in senso più favorevole alla crescita, all'eguaglianza, alla redistribuzione, con un fallimento completo, un fallimento totale di questa aspirazione della socialdemocrazia dall'interno di cambiare i sistemi di governance europei. E quindi la mia domanda che vi voglio porre adesso è: come ricostituire lo spazio della governance in Europa e come pensiamo di avere il potere di farlo? Ugo. Io credo che questa questione qui, l'Europa, gli stati, il politico inteso come strutturazione del pubblico, sia una questione che oggi distrae dai problemi reali, che sono dei problemi di istituzione del capitale, che stanno completamente al di fuori dalla dinamica della governance pubblica, sia essa la governance degli stati, sia essa la governance delle istituzioni europee che germogliano, diciamo, dalla cessione di pezzi di sovranità degli stati. Io credo che tutto questo sia stato molto importante in una certa fase, nella quale il capitale non era ancora riuscito a emanciparsi completamente dall'elemento politico fino a divorarlo. Oggi io credo che noi abbiamo un capitale non politico che ha la capacità di utilizzare le strutture istituzionali del politico a proprio bisogno. E quindi io non vedo in realtà la possibilità di riforme che passino attraverso la ristrutturazione dell'Europa in quanto istituzione del pubblico,
ma vedo molto più promettente un'analisi sovversiva delle istituzioni del privato, costituite nella corporation, eccetera. Quindi io sposterei in qualche modo l'analisi sull'Europa all'analisi del capitale, e quindi la domanda è: come si fa a domare il capitale e che cosa è necessario per poterlo fare? Ritengo che la questione sia come poter permettere appunto quella stessa fluidità transnazionale che riesce ad avere magicamente la finanza, ma ancora i popoli non riescono ad avere fino in fondo, nel senso che credo che la questione sia come riuscire a connettere tutto quello che sta accadendo in Europa al di là degli stati. La stessa questione è anche legata all'Italia, però è proprio, faccio un esempio proprio personale. Io ho intuito la potenzialità di occupare un luogo, di quello che poteva significare occupare un luogo e di dargli un senso di apertura, di vita, di possibilità. In Spagna ero in una casa occupata e c'erano tutte queste anziane che stavano ascoltando un concerto di ragazzini di ska, che suonavano appunto, e con la birra eccetera nel garage, e vedendo questa immagine proprio di come si riusciva a tenere insieme vari pezzi della società, dalle anziane ai ragazzini, con la stessa questione sociale, cioè la mancanza della casa, la necessità di una speranza, di una possibilità di vita vera, da lì ho intuito che questa era una possibilità attuabile anche in Italia, e da lì poi ho fatto tutta una serie di scelte. E penso che sia questa necessità di creare queste connessioni, ma proprio reali, proprio visibili, tangibili, di mostrare l'alternativa e di dargli spazio in ogni occasione, in ogni possibilità, a tutti i livelli, da quello appunto culturale a quello politico, a quello proprio anche alle conversazioni da bar, banalmente. Un grande confessatore da bar, Sandro. Intanto io direi la metafora del binario è parte del problema. Finché accettiamo questo ordine discorsivo, effettivamente c'è poco da fare. E in fondo la metafora del binario è una buona immagine della capacità che un certo tipo di capitale in Europa ha di dettare i modi e i tempi dello stesso sviluppo politico, della stessa governance, come viene chiamata, con una parola insomma ormai entrata nel lessico comune. Il nostro problema è rompere questo tipo di compatibilità, è rompere questa camicia di forza. Come? Giustamente, insomma, dobbiamo farci questa domanda. Io non credo che si possa immaginare quella che in molti abbiamo chiamato una rottura costituente a livello europeo riducendola a un evento, no? Un'elezione o anche una dinamica di insorgenza su scala europea. No, bisogna pensare a un processo costituente in cui alcune delle cose che diceva lei adesso, parlando della sua esperienza in Spagna, giocano un ruolo assolutamente fondamentale. Insomma, oggi siamo di fronte ad alcuni momenti determinati, specifici, insomma, di rottura e di apertura di un campo di possibilità politica al di là del binario. La Grecia, alcune vittorie straordinariamente significative alle municipali in Spagna, e io credo che si debba pensare a una moltiplicazione di questi momenti di rottura e contemporaneamente a come articolarli, a come consentire che questi momenti di rottura si sommino e determinino un effetto a livello europeo. Insomma, la forza di cui tu parlavi noi oggi non ce l'abbiamo. Si tratta di costruirla, e per costruirla bisogna passare appunto attraverso questi momenti di rottura, che sono poi anche molto specifici, perfino banali, ecco. Direi che io partirei dalla riflessione riguardo al fatto che il campo del conflitto oggi io lo vedo proprio tra la categoria dell'autoritarismo e la categoria della democrazia.
se vogliamo parlare delle vie attraverso le quali si può conquistare il potere che poi permette di cambiare le cose. Ma più che altro io credo che oggi la democrazia inizi ad avere un alveo, diciamo, rivoluzionario, un'aurea rivoluzionaria, per il fatto che ti permette di conquistare quegli spazi di potere con i quali poi puoi rinarrare ciò che succede, puoi risignificare i termini chiave, puoi aprire spazi pubblici di discussione con funzioni politiche, e questo ovviamente deve essere appoggiato e probabilmente può essere generato anche da processi legati, come dire, a processi di occupazione di spazi, e quindi riaprire spazi anche là di discussione pubblica e riflessioni, diciamo, sul conflitto col capitale di cui parlava Ugo. Ma io non riesco a capire come si possa fermare il treno se non appunto sabotandolo, e questo sabotaggio non può che essere un'azione sul livello sociale, allargando fino in fondo quella che è un'esperienza già fatta mille volte nella storia dei movimenti dei poveri, dei movimenti degli operai, dei movimenti dei lavoratori in genere, che è quella di un'organizzazione, di un'imprenditoria organizzativa che tocca immediatamente sia l'elemento organizzativo sia l'elemento economico. Cioè, quello che è cambiato non è una questione, sono cambiati i diritti, è cambiata la sensibilità, è cambiato il rifiuto della violenza. No, quello che è cambiato è il fatto che oggi lavorare significa trovarsi immediatamente dentro dei problemi vitali, che il modo di vivere, la forma di vivere, è il modo di produrre. La parola capitale è tornata ovviamente diverse volte, e nonostante ciò, ogni volta che io sento parole come queste mi vengono in mente gli albori della letteratura europea nel Settecento, con Hoffman, con Potocki, con queste bellissime storie di fantasmi. E quello che ci hanno insegnato queste storie è che lottare contro i fantasmi significa perdere. E io quindi vi chiederei, quando parliamo di capitale, quando parliamo di finanza, e quindi di sabotarle, sovvertirle, lottare, lottarci contro, di chi parliamo? Chi è il nemico o l'antagonista oggi? Ma l'1%, l'1%, cioè è abbastanza evidente, cioè il capitale sono 100, 150, dipende quante teste mi dai da tagliare. Se mi dai da tagliarne 100 te ne indico 100, se me ne dai da tagliare 1000 te ne indico 1000, se me ne dai da tagliare 10.000 ho fatto la rivoluzione. Cioè, voglio dire, è abbastanza chiaro che il discorso è questo, nel senso che il capitale si manifesta e si rappresenta attraverso delle persone che lo interpretano, che l'hanno perfettamente interiorizzato in certi luoghi, in certi ruoli sociali. Oggi sappiamo perfettamente che c'è un 1% del mondo che controlla sostanzialmente il gioco, e 1% è tanto, ma non è tantissimo. Quindi oggi si tratta davvero di far valere il famoso 99%, e poi non sarà il 99%, ma ti dà l'idea di quante poche siano in realtà le manifestazioni del capitale, le manifestazioni fisiche del capitale. Quindi c'è una fisicità del capitale. Io non credo a questa idea che il capitale sia un fantasma. Il capitale sono dei capitalisti, che sono delle persone in carne ed ossa che hanno una vocazione di tipo estrattivo, parassitario, che oggi non è più sostenibile per gli altri. E quindi bisogna che finalmente gli altri capiscano questa banalità. D'altra parte, voglio dire, la rivoluzione francese è stata fatta contro alcuni, no? La rivoluzione oggi va fatta contro alcuni. Sono pienamente d'accordo con Ugo, ma più che altro perché ritengo che siamo in un momento, diciamo, che ha delle comunanze con il momento rivoluzionario che citava Ugo, per il fatto che c'è anche bisogno, cioè reintrodurre questo elemento per superare questa concezione del capitale, le istituzioni legate al capitale, c'è bisogno anche di immaginare una prospettiva universale, quindi non più legata
all'ambito nazionale, come poi fu in seguito la rivoluzione francese, ma in realtà in quel momento rivoluzionario ci fu quell'ambizione, ci fu quell'afflato, che era un momento in cui si faceva qualcosa per tutti, che andava ben oltre i confini dello Stato. No, io non sono mica anticapitalista, nel senso considerare il capitale uno spettro, ma quando si dice spettro malefico, si dice spettro cattivo, diabolico. Io penso che il capitale la sua funzione la fa. Io non penso che il mondo sia il mondo di tutti noi, il mondo in generale, le persone che lavorano siano talmente alienate da non capire più nulla, schiave. No, penso al contrario, che dentro questa situazione si diano delle possibilità enormi di riconquistare il potere, di costruire delle istituzioni, un'imprenditoria del comune. Io penso che si possa strappare al capitale le potenze dell'economia e del comando. Io non penso, non sono un cristiano che dice c'è il male e quindi dall'altra parte c'è il bene, né qualcuno che pensa che lo Stato debba essere qualcosa che interviene per stabilire, per bloccare il catecon famoso, no? Il blocco dell'estremismo, no? Ecco, no, io penso che noi abbiamo la forza per prendere in mano il capitale e per farne qualcosa che serve alla costruzione del comune. Il comune non è la distruzione del capitale, il comune è l'uso delle merci, è l'uso nel senso pieno, l'uso è la possibilità di trasformarsi con la ricchezza. E questa è la cosa che noi dobbiamo fare, questa è la sinistra, la battaglia sul salario portata a livello generale. La battaglia è il desiderio di avere ricchezza. E avec la ricchezza, l'intellettualità, la capacità di studiare, la capacità di trasformare il mondo, eccetera. E questa materialità bruta, che è quella che il capitale vuole imporci come schiavitù, che noi dobbiamo rovesciare in potenza e in desiderio. Si desiderio di potere. Abbiamo Sandro. Solo un paio di battute. È vero, bisogna sempre ricordare che il capitale si presenta attraverso persone. Bisogna sempre ricordare che il capitale sono i capitalisti. È anche vero però che il capitale è qualcosa di più dei singoli capitalisti, delle singole personificazioni del capitale. È una logica sistemica, per dirla molto rapidamente, è la logica sistemica che porta a piegare l'interezza della vita all'imperativo dell'accumulazione senza limiti di capitale in mani che sono mani private. La ricchezza che cos'è? È semplicemente accumulazione e cristallizzazione di capitale, oppure è l'apertura appunto di un campo in cui le nostre passioni, le nostre capacità intellettuali e fisiche si sollecitano reciprocamente nella costruzione di quello che chiamiamo comune? È uno scontro molto, molto radicale questo, in cui, ripeto, ci si trova di fronte al capitale anche nella figura appunto di una logica sistemica, un po' spettrale. Fondo, perché no? Io condivido le cose che dite, vorrei però porre l'accento sulla questione, su una questione secondo me fondamentale nel momento in cui quel 99% vuole mettere in discussione quell'1%, che è la questione della paura, che è un sentimento umano molto pericoloso e anche molto preponderante. L'altro giorno una manifestazione mi sono chiesta: ma se queste persone domani sapessero che le banche sono chiuse e non ci sono soldi, come reagirebbe? E mi sono immaginata delle scene un po' apocalittiche. Quindi la questione della paura è una questione centrale e forse c'entra anche con gli spettri, effettivamente. Il movimento è fatto di gente che ha fame, che ha fame, non direi neppure che ha fame,
cioè di gente che ha bisogno di servizi pubblici, che di pensioni, di queste cose terribilmente materiali, ma sulle quali oggi si organizza il capitale finanziario. Oggi il capitale finanziario attacca la vita, non attacca le merci, attacca i servizi, questi servizi pubblici che hanno un altissimo grado di comune. Ed è su questo che bisogna veramente agire, secondo me, e anche demistificando il concetto di paura, che è troppo generico, perché è un concetto di paura quasi hobbesiano, no? Che riporta la natura, quando la paura vera è la paura, quando avrò 80 anni, di cosa mangio? Come faccio se i miei figli... Su queste cose completamente banali, ma generalissime. Noi dobbiamo ritrovare un sindacalismo sociale. Dobbiamo ritrovare quella che è una capacità di collegare i bisogni alla speranza, i bisogni al desiderio, i bisogni all'azione politica determinata, alla costruzione istituzionale. La paura è, da questo punto di vista, una brutta parola, è come dire fantasma. E invece le parole buone, in questo caso, da dire sono resistenza, forza, desiderio. Chiudo questo dicendoti che secondo me il capitale sociale, il capitale è un rapporto sociale che individualizza. Ed è un rapporto sociale che individualizza e che nel corso degli ultimi 250-300 anni ha trasformato il comune in proprietà privata. E quindi bisogna ripartire dalla necessità di invertire la tendenza, che è stata una tendenza storica che va dal comune al capitale, farla passare dal capitale al comune. Questo io credo sia la necessità di cambiamento. E questo può avvenire solo attraverso il diritto. Cioè soltanto attraverso la ricostruzione delle basi fondamentali della teoria giuridica contemporanea. Perché noi abbiamo accumulato il capitale in 300 anni attraverso delle istituzioni fondamentali del diritto privato. La proprietà, il contratto, la sovranità dello Stato, la responsabilità civile limitata, la persona giuridica. Cioè abbiamo costruito questo tipo di istituzioni e oggi dobbiamo smontarle, vedere come sono fatte e fare esattamente l'opposto. Io credo che questa dovrebbe essere la strategia teorica. Dopodiché è ovvio che resta astratto se non è accompagnato da dei processi sociali di insorgenza che devono superare la paura, eccetera. Ma ci vuole un chiaro indirizzo della direzione verso la quale si vuole andare. A me interesserebbe avere alcune opinioni, non riusciremo a fare un giro completo su questo, su come vedete il rapporto fra emergenza dal basso e rappresentanza o autorappresentanza di questa emergenza attraverso meccanismi di potere costituito e della presa dei meccanismi di questo potere costituito anche per avere la forza di sovvertire laddove possibile il diritto. Inizierei da Laura e poi chi vuole intervenire fatemi un segno. Resto sempre legata all'esperienza, che è la cosa su cui sono più ferrata. E io sono entrata come occupante del Valle in quanto lavoratrice dello spettacolo, quindi era una questione vertenziale, diciamo. Avevo una conoscenza di questioni politiche legate ad esperienze anche precedenti, ma non avevo quel tipo di formazione di movimento così strutturata. Quello che è accaduto in questo luogo è stato proprio il fatto di creare un laboratorio politico costante, permanente, tanto che sono ritrovata a un anno di distanza a parlare in situazioni anche pubbliche di un certo livello di beni comuni, rendendomi conto che un anno prima non sapevo neanche che cosa fossero i beni comuni. Allora, da questo punto di vista, credo che sia lì la forza di queste esperienze, credo sia proprio, quando dicevo prima, mostrare l'alternativa, è proprio il dare spazio a quel desiderio, a quella possibilità, perché finché la immagini nel tuo cervello da solo, quando cominci a vederla effettivamente nelle cose, negli altri, questa ti dà quell'anelito, no? Quel desiderio. Credo sia quella la grande sfida che hanno portato avanti anche tutte le altre esperienze in Europa. Non pensarsi più come dei semplici oppositori, ma mettersi in una posizione
di pari, e questo ti porta a non avere più un atteggiamento subalterno. Vedo che hai fatto agitare Ugo alla mia sinistra. No, perché io penso che dobbiamo fare attenzione alle illusioni. Cioè, io non credo che Ada a Barcellona abbia preso il potere. Io non credo che tu abbia il potere nel momento in cui diventi sindaco di una metropoli, neppure nel momento in cui diventi primo ministro. Io non penso che tu il potere passi più attraverso i meccanismi del politico nel senso tradizionale. Io sono perfettamente d'accordo con te nel definire quel quadro generale. E però, esattamente come a Barcellona, il problema non è di porsi come alternativa al capitale, ma è di scardinarne i meccanismi di profitto. E questa è una cosa terribilmente importante. Cioè, esiste la possibilità di costruzione di nuove istituzioni e anche, diciamo, di rappresentanza se necessario. A nessuno fa schifo la rappresentanza, certo fanno schifo i rappresentanti. Quindi il problema anche quello, dico, del porre la rappresentanza, di riuscire a definire dei flussi amministrativi che siano immediatamente e continuamente controllati, di riuscire a determinare la capacità, per esempio, come volevano i nostri padri illuminati e illuministi, di cambiare la Costituzione ogni 6 anni o ogni 10, come con Dorsey e Jefferson. Ecco, dico, queste sono cose che si possono costruire, però il problema non è questo. Il problema è che avendo il sindaco di Roma o il sindaco di Barcellona, noi abbiamo la possibilità di modificare quelle che sono le strutture di controllo e di sfruttamento del capitale concretamente. Ovviamente ci sono differenti interpretazioni sulla questione della rappresentanza, ma io vorrei avere un minimo di autoanalisi di che cosa non ha funzionato in un'esperienza fondamentale, anche nell'esperienza vissuta di persone a questo tavolo, quale quella italiana dei beni comuni nel 2010 e nel 2011. Si fa spesso la discussione che in Italia non si è avuto il movimento della Campadas, degli Indignados, del CNSM, che è alla base della costruzione politica spagnola. Noi però abbiamo avuto, no, nel 2010 e nel 2011, 2 milioni di persone che andavano in strada con la propria mano a firmare una richiesta di referendum per la ripubblicizzazione dell'acqua, tra altre cose. Abbiamo avuto 27 milioni di persone che sono uscite di casa, hanno fatto la fila a un seggio per votare questo referendum. Una massa di mobilitazione popolare che è populista dire le nostre accampadas, ma senz'altro è qualcosa che meritava molto di più di ciò che è successo. Perché questo è successo? Perché c'è un cadavere che abbiamo sulla strada. Un cadavere enorme, un mammut che puzza, e si chiamava Partito Comunista Italiano. E questa roba qui è qualcosa che noi dobbiamo in ogni modo buttare via. Dobbiamo veramente pulire le stalle di Algas. Questa è la questione per cui non è successo questo, non è successo quello che è successo in Spagna o altrove. Perché qui ogni volta che tu poni un problema ti arriva il partitino piccolo, la piccola fuga dal PD, da non so chi, eccetera, che ti ricostruisce qualche cosa. O noi riusciamo a ripartire come gli Indignados, qui diventa importante gli Indignados, dal basso. Da dove poter ripartire? Diciamo che l'esperienza del Valle, secondo me, è stata un'esperienza assolutamente innovativa da molti punti di vista, perché è stata ha aperto uno spazio realmente e visibilmente accessibile senza categorie politiche, senza dirsi di sinistra, per intenderci, anche se si leggeva quella cosa, però senza dirselo. Io ritengo che lì si fosse sviluppato un laboratorio di forme legate, diciamo, a quella che si potrebbe chiamare una democrazia di consigli, un consiglio sulla base di quell'idea là. Infatti non per niente si chiama la comune, l'assemblea del Valle, della fondazione del Valle, e lì si è creata anche una convinzione che questa cosa in realtà effettivamente funzionale, quindi era effettiva, reale. No. Sì,
Appunto, la narrazione e gli spazi di pubblici di discorso. Io comunque sono una teatrante e mi riferisco sempre a quello che accadeva nel teatro greco. Tutta la città andava a vedere gli spettacoli che parlavano degli eventi contemporanei. I tragediografi parlavano dal punto di vista degli sconfitti della guerra contro i persiani a chi era appena tornato dalla guerra. Quello dobbiamo ritornare a fare, avere spazi pubblici di discorso dove finalmente siamo noi a parlare di noi stessi, cioè siamo il soggetto e l'oggetto del nostro discorso, non siamo più l'oggetto dei discorsi degli altri. E questo è quello che ha fatto il Valle e quello che secondo me intuisco sia come appunto teatrante che come cittadina e essere vivente, che bisogna continuare a fare, cioè andare a parlare con i vivi, a cercarli. E ripeto, anche avendo il coraggio di abbandonare alcune identità e certezze per primi. Allora, tutti i discorsi che fanno male al potere vengono delegittimati in molte vie. Per esempio il Valle faceva male perché mostrava come fosse possibile amministrare una stagione teatrale, una cultura a Roma meglio di come l'avrebbero fatta gli altri, quindi doveva essere delegittimata. Io però posso dirti questo, che l'esperienza mia sul fronte per esempio dell'acquedotto di Napoli, dove avevamo preso il potere, lì c'era un'istituzione generativa di soldi tanti controllata interamente da noi, quindi lì avevamo preso effettivamente il potere. Ebbene, provare a fare una trasformazione reale, cioè quella presa del potere lì, che era una presa del vertice, era totalmente incapace di operare una reale trasformazione nel momento in cui tu non avevi un numero, una catena sufficiente di persone che erano coerenti col tuo modo di vedere le cose nella catena di trasmissione del comando. Allora io credo che il discorso sui beni comuni faccia male e venga delegittimato perché costruisce questi quadri. Cioè io credo che Tsipras piuttosto che Varoufakis si trovano in Grecia, che pure sono persone che ammiro enormemente, ad avere però la difficoltà di dover trovare 1000, 2000, 3000 persone che sono i quadri di trasmissione di quella che è la decisione politica sul corpo della società. E questo è una cosa difficilissima senza una trasformazione culturale molto forte, cioè senza aver creato le nostre truppe. Quindi è per questo che dico, io non lo so se Ada Colau c'ha le truppe, speriamo di sì. Arrivo a chiudere, so che il tempo è strettissimo, ultima domanda, sempre la stessa a Talk Real, vi chiederei alcune prospettive concrete per ripartire da qui, alcune prospettive concrete per arrivare a immaginare possibile un cambiamento in Europa e in Italia in senso di giustizia, di libertà, di democrazia. Non vi chiedo una risposta complessa, ma semplicemente di contribuire un tassello di un possibile mosaico della ripartenza. Pochissimi secondi a testa e andiamo a chiudere. Ugo, per finire con Tony. Ma io sono favorevole a far ripartire il discorso sui beni comuni rivendicando la grammatica nuova, quindi stabilendo dei rapporti reali organizzativi fra le tantissime realtà che in Italia ci sono sui beni comuni. Questo avevamo incominciato a farlo con la Costituzione per i beni comuni, la cosa non ha funzionato, non è continuata, secondo me per pigrizia e per mancanza di energia da parte dei più giovani. Io ho dato, okay? Aspetto che qualcosa succeda. Io penso che sia centrale appunto il discorso culturale, dopo questa discussione sono ancora più convinta proprio da tutti i punti di vista, e di creare appunto questi spazi di specchio e di discussione per la collettività, quindi proprio di crearli dal basso il più possibile, prendersi, di trovarli, costruirli. Indicare una sola questione non è facile, naturalmente lo faccio raccogliendo il tuo invito e ne nomino una molto generale. In questi anni di crisi ci sono state delle trasformazioni profondissime della società italiana, della società europea, ci sono state delle trasformazioni profondissime del lavoro, trasformazioni che hanno lacerato ulteriormente antiche figure del lavoro, trasformazioni che sono andate nel segno dell'inserimento, l'intensificazione della precarietà. Io credo che di qui si debba ripartire inventando nuove forme di sindacalismo, inventando nuove forme di organizzazione per dare sostanza, anche per dare materialità a un discorso come quello appunto sul comune.
Ma secondo me si deve ripartire certamente da quello che un po' ho detto questa sera negli interventi che ho fatto, cioè ripartire dalla riapertura in tutte le sue declinazioni. Questo per esempio è uno degli esempi, quello di stasera, di spazi pubblici in cui coloro che partecipano liberamente alla discussione possono riformarsi, quell'istinto politico che è proprio di tutte le persone, che è un istinto in questo momento anche quasi di sopravvivenza, diciamo, che però non trovando risposte effettive, concrete, né fuori né dentro di sé, punta un po' alla rassegnazione. Io penso che da questo punto bisognerebbe ripartire. Io non lo so, sinceramente. Penso che tutte le cose che voi avete detto sono estremamente importanti. Penso che bisogna farne un cocktail e che questo cocktail deve soprattutto radicarsi socialmente. Le forme di organizzazione politica sono solo successive, perché prima bisogna inventare un nuovo linguaggio, cioè l'elemento culturale, bisogna riuscire a radicarlo nel mondo del lavoro, bisogna riuscire a porlo con una prospettiva europea e bisogna incidere sul diritto, però tutto questo va fatto assieme. E l'una cosa, non saprei dire qual è la filiera, l'una cosa condiziona l'altra, quindi non so come rispondere alla tua domanda. Mi sembra che l'invito a fare un cocktail di desiderio sia un invito da riprendere e da rilanciare. Io vi ringrazio veramente, veramente di cuore per esservi sottomessi a questa seconda puntata di Talk Real. Siamo veramente agli inizi ed è emozionante esserlo, e come già dalla prima vi lasciamo con una copertina di chiusura con un ospite veramente d'eccezione. Abbiamo un'intervista con non soltanto un grandissimo cantante che ha ridefinito la musica dagli anni 60 in poi, non soltanto un ministro della cultura che ha trasformato le politiche culturali brasiliane, non soltanto un grande dissidente, un grande cattivo maestro brasiliano che ha scontato 9 mesi di prigione per la sua opposizione al regime, ma soprattutto una persona da un cuore grandissimo, Gilberto Gil. Art is power. It's a different sort of power. You know, it's not a power like the guns or something like that. I mean, it's not too destructive. It's constructive. It's a power. It empowers dialogue. It empowers, you know, speech. It empowers the game of the ideas. You know, the balancing of the ideas and everything. I think that people all over the globe understand that there are different possibilities, at least to be tried. As a minister in Brazil, we try to represent that in terms of making the government listen to that kind of, you know, demand, listen to that kind of voice, social, you know, public voice. We had different programs that tried to empower, especially marginalized people, you know, sectors of the society traditionally not well considered and everything. I think that the central thing for us, for everybody, is life. You know, life in the various possible meanings that we can have for that word. You know, life, the energy, the vital energy, you know, the fact that we can move, the fact that we can think, the fact that we can change things. I mean, life.